Psicovisioni di un diciottenne. Quella notte scorrevano a volume altissimo le immagini del film con gli Aniscalzi. Era l'anno dell'inquieto Nobel a Gorbaciov e della fine della storia. Eravamo in tre sul divano, anestetizzati dal fumo e dall'alcol. Ammonio, come sempre, ragionava in silenzio per algoritmi. Longino si struggeva per un amore non corrisposto ed io non ricordo a quale eone mi stessi appellando. Forse Paramashiva. Rivedere quel film privo di sceneggiatura, attori e dialoghi era per noi un rito di passaggio notturno verso qualcosa. Ci eravamo ormai adagiati tra quegli ingombranti pensieri riguardo l'eccesso di futuro che ci stava dinanzi. Poi, come un'implosione neurale, una serie di potenti visioni mi presero, rendendo quell'anonima notte invernale un decisivo fenomeno diurno. Quelle frenetiche immagini di produzioni industriali compulsive sfumarono in rassicuranti psicovisioni di un mio possibile destino. Avrei scritto poesie, ma poesie estratte dalle mie ghiandole endocrine. Le avrei scritte senza firmarle, su piccoli pezzi di carta da gettare dalla finestra, senza che nessuno potesse vedermi. Liriche donate agli 820 che sarebbero poi planate sulle strade e sui marciapiedi delle città che avrei visitato, in attesa che le persone ignaramente le calpestino, facendole aderire alle suole delle loro scarpe. Avrei partecipato così alla vita segreta delle persone. Avrei realmente camminato con loro. Avrei agito in incognito nei fondamenti dell'alterità. Poesie, vento, marciapiedi e sensibili suole di scarpe. Non vi era nessun altro modo affinché la mia irragionevole sensibilità affluisse nel mondo. E mentre le ripetitività sonore di Glass sigillavano le profezie opi sulla fine della nostra civiltà, ogni mia cellula disse di sì a questa vita possibile. Inutile e trascendente sarebbe stata la mia via per la felicità.